Bene, intanto grazie dell'invito di questa occasione, mi sento appunto un po' fuori posto, essendo insieme a Guido un architetto in mezzo agli ingegneri, e anche se forse Miozzi non aveva grande considerazione degli architetti, io ho grandissima considerazione dei Miozzi e degli ingegneri. Appunto io ho incontrato Miozzi circa 5 anni fa, quando ho iniziato a preparare una guida dell'architettura moderna di Venezia, edita da un editore tedesco, Don Publisha, che nel frattempo è uscita in 5 lingue, è uscita l'anno scorso anche l'edizione russa, che raccoglie diciamo, i più importanti e più significativi progetti di architettura moderna di Venezia dal 1950 ad oggi, e sono molti di più di quanto uno possa considerare all'inizio, e molti veneziani mi dicono: io non ero consapevole della quantità di architettura moderna che esiste a Venezia. Però, come già è stato detto, io mi scuserò adesso quando nelle esposizioni, che ci saranno alcune ripetizioni, ma diciamo, non essendoci coordinati con gli altri relatori, alcune cose sicuramente sono già state dette. E prima cosa che è stata detta è questa citazione che ho trovato molto bella, quando a suo tempo logorando i fasti che di mia vita siano spente le fonti, molti di quelli che oggi non sono nati risaliranno ancora questi ponti, e chissà che di nomi del passato, accanto a Fra Giocondo e Scamozzi, non si ricordi anche il mio casato il nome del fu ingegnere Miozzi. Eugenio Miozzi sperava quindi che in futuro il suo nome venisse ricordato da coloro che avrebbero attraversato i suoi ponti, come oggi si fa quando si attraversa il ponte di Calatrava. Così invece non è stato, e il nome di Miozzi è oggi conosciuto forse da alcuni addetti ai lavori che si occupano di Venezia, ma non certo dalla maggior parte dei veneziani che attraversano il ponte della Libertà o il ponte degli Scalzi, del tutto ignari del loro artefice. Miozzi, purtroppo, come ho potuto constatare anche nelle mie ricerche, è caduto praticamente nel dimenticatoio e quasi oscurato nelle ricerche storiche su Venezia. Nei 40 anni che sono passati dalla sua scomparsa nel 79 non è stata realizzata nessuna mostra significativa. Il Registro delle opere sì, è una mostra, ma sicuramente diciamo, un personaggio del genere in un altro paese europeo come la Francia, la Germania o l'Inghilterra avrebbe avuto ben altro riscontro e studio. E poche sono le pubblicazioni rilevanti, e le tesi universitarie si contano, almeno per quanto riguarda lo UAV, che comunque è un dipartimento di storia dell'architettura rilevante, si contano sulle dita di una mano. E questo è inspiegabile, nonostante il ruolo di Miozzi e l'importanza del suo operato per la Venezia contemporanea siano di assoluto rilievo, e senza i suoi interventi oggi vedremo sicuramente una città completamente diversa. Ho cercato di capire anche, appunto quando abbiamo iniziato lo studio su Miozzi, ho portato l'editore all'archivio e abbiamo visto questi documenti fantastici che ci sono nell'archivio, e lui ha detto subito: facciamo un libro, facciamo una pubblicazione, perché ne ha così riconosciuto immediatamente il grandissimo valore storico. Quindi cercare di capire le ragioni di questo oblio è difficile. Da una parte le ricerche su Venezia si sono sempre più concentrate sul suo periodo più glorioso, sui passi della Serenissima e sui svariati aspetti della sua storia, e solo da pochi anni l'interesse per la storia più recente della città si è ampliato, e le pubblicazioni sui vari aspetti della Venezia moderna, appunto, in forma di guide, studi e ricerche, si sono moltiplicate. Ma anche in queste pubblicazioni è raro incontrare Miozzi, a confronto ad esempio un altro personaggio che è Carlo Scarpa, che del tutto meritatamente ha visto negli ultimi anni una ricchezza, quantità di pubblicazioni assolute. Molto probabilmente il fatto che la sua attività si sia svolta in prevalenza del periodo fascista, e in qualità di ingegnere capo debba pertanto anche aver aderito al regime in una qualche maniera più o meno convinta, ha inciso non poco sul fatto che sia caduto nel dimenticatoio.
ma è difficile anche inquadrare la sua figura, perché la sua figura poliedrica e ibrida, che dir si voglia ingegnere innovativo, ma anche autore di opere di architettura, attento alle soluzioni di dettaglio, di piccolissimi dettagli, ma capace appunto di pensare anche a progetti a scala territoriale, funzionario pubblico prima e imprenditore privato dopo, e attento studioso della città e della sua storia, con una forte convinzione e fede nel progresso e nella modernità. Tutti questi aspetti fanno sì che sia difficile inquadrarlo in un genere che possa essere studiato in una maniera, diciamo, lineare da storico. Molti dei suoi progetti, anche con lo sguardo di oggi, hanno un'innegabile qualità, mentre per altri, forse in particolare quelli di estendere l'accessibilità automobilistica della Laguna di Veneziana, oggi si può dire che siano stati una fortuna che non abbiano trovato realizzazione, nonostante il fermo credo nella necessità e qualità di questi progetti che Miozzi propugnava. Anche i suoi progetti di architettura, che adottano stili via via differenti, ispirati sia da architetture storiche sia da architettura moderna, per dare risposta alle diverse esigenze, non appaiono coerenti perché riguarda con gli occhi di un architetto che crede nell'esigenza di uno stile pienamente contemporaneo. Tutti questi aspetti però non sono vari il motivo perché non sia stata avviata, considerando anche la distanza storica, una ricerca approfondita delle sue opere. Ma la ragione dello studio dell'opera di Miozzi non è solo quella di considerare dal punto di vista storico le sue opere, perché ci sono anche elementi di attualità importanti. Innanzitutto Miozzi era, come sta già stato detto, un uomo del fare. Il suo obiettivo era realizzare i suoi progetti con i tempi più brevi possibili, con i costi preventivati e la qualità che ha immaginato, e non si perdeva certo in chiacchiere. Bisogna considerare che circa 10 anni, dal momento dell'insediamento come ingegnere capo, alla forzata interruzione delle vicende belliche, vengono progettate e realizzate una quantità incredibile di progetti. Li scorriamo velocemente, anche se sono immagini in parte già visti. Quindi il Ponte della Libertà, 25 aprile 1933 viene inaugurato. La prima parte del garage comunale viene inaugurata nello stesso anno. Questi disegni anche fatti a mano, ovviamente senza nessuno strumento di disegno e di calcolo, sono assolutamente affascinanti. Il cantiere appunto contemporaneo del garage comunale e la complessità di un cantiere, che oggi il garage comunale rimane comunque ancora uno dei più funzionali ed eleganti garage in assoluto. Quindi contemporaneamente viene appunto aperta anche Piazzale Roma e tutto lo scavo del Rio Nuovo che abbiamo già visto, tutto questo realizzato nello stesso periodo. Questa è l'inaugurazione appunto già citata il 25 aprile del 1933, che poi con un corteo acqueo fino a San Marco sul Rio Nuovo. Il Ponte degli Scalzi, già dettagliatamente illustrato, viene inaugurato il 28 ottobre. Il ponte dell'Accademia, appunto costruito in neanche 2 mesi, e anche qui l'interruzione del traffico acqueo era di sole 7 ore, qualche cosa fantastica. Qui una bellissima immagine con le prove di carico con il ponte Neville ancora presente, e poi lo smontaggio del ponte Neville. Devo dire che questo è solo un piccolo estratto della bellissima documentazione, la vasta documentazione che c'è nell'archivio progetti, che adesso stiamo selezionando e cercheremo insomma di metterlo dentro questa pubblicazione il più possibile. Quindi poi nel 1937 viene inaugurato il Casinò del Lido e completato anche un altro progetto ancora non citato, restaurato completamente la Fenice. E nel 1933 viene dato alle stampe, anche già citato, piano di risanamento di Venezia,
e nel 1942 viene redatto il progetto di sistemazione definitiva di Piazzale Roma, rimasto incompiuto per la guerra. Questo anche l'abbiamo già visto, ma vedete che in questa versione qua del plastico, che era esposta alla Fiera di Padova, in alto a sinistra si vede un ponte appunto sul Canal Grande, in questo caso un ponte coperto. E mi ho immaginato anche qui un ponte in legno. Non so se non è stato costruito o non l'ha pensato perché la luce era troppo grande, credo che non si fermava davanti a queste sfide. Probabilmente saranno stati altri le motivazioni. Quindi Miozzi era innanzitutto un uomo del fare, e queste immagini sono significative per le sue vastissime capacità. Aveva la perizia, come già detto, come ingegnere individuale per ogni progetto la soluzione più adeguata e più corretta per lo specifico compito, adottando sempre soluzioni economiche, cioè economiche nel senso del materiale impegnato e del risultato. Quindi in termini di uso di tecnologie e di materiali, considerando che ha realizzato opere con quasi tutte le tecnologie e materiali, il ferro non l'ha usato a Venezia, ma in altri posti lo ha pensato, quindi poco adatto probabilmente anche all'ambiente lagunare. Dal cemento armato per il garage comunale, al legno per il ponte dell'Accademia, alla muratura per il ponte della Libertà e per diversi ponti su Rio Nuovo, fino alla pietra del fantastico ponte degli Scalzi. In questi progetti adotta sempre soluzioni corrette per l'uso dei materiali e delle tecnologie e aderenti allo specifico compito, coniugando la profonda conoscenza di tecnologie tradizionali con innovazioni tecnologiche studiate in maniera scientifica e non affidate di analisi empiriche che riteneva appartenenti a un'epoca passata. Qui nel libro c'è un bellissimo saggio della professoressa Giulia Iori di Roma che analizza proprio questa questione anche delle lesioni del ponte degli Scalzi. E quindi una perizia dell'operare che oggi è diventata sempre più rara perché l'abbondanza dei mezzi tecnologici, le capacità di calcolo del computer e la perdita di conoscenza di tecnologie tradizionali hanno perso quei principi di economia, di mezzi e coerenza tra funzione, luogo e materiale a favore di soluzioni dispendiose, ardite e di effetto e slegato spesso dallo specifico contesto. Quindi non solo l'importanza del fare, ma ancora più del fare bene, ossia in maniera adeguata e misurata, senza dispendio di mezzi inutili, senza retorica, con attenzione al luogo, con rispetto della città. Una lezione che deve essere recuperata e che molti oggi dovrebbero ritrovare. Vorrei concludere con altri due aspetti. Innanzitutto il suo intendere del ruolo di funzionario pubblico in materia di progettazione e pianificazione, che oggi è completamente scomparso. Senz'altro il periodo storico e le condizioni generali erano diverse, ma dietro l'operare di Miozzi c'era una precisa idea di città, come ha illustrato anche Guido Zucconi. C'era la necessità di cercare condizioni di vita salubri e moderne e la ferma volontà di far sì affinché la città possa affermare il suo ruolo e la sua vitalità anche in futuro senza rinunciare alla salvaguardia della sua tradizione. In questo l'amministrazione pubblica aveva il ruolo di protagonista sia dal punto di vista ideativo sia per la produzione di studi e progetti per la realizzazione delle opere pianificate. Oggi la pianificazione pubblica ha quasi completamente abdicato al suo ruolo di prevedere e regolare scenari futuri, cercando nel migliore dei casi di mediare tra interessi pubblici e privati, se non semplicemente di creare le condizioni affinché gli interessi privati trovino gli spazi per operare con il minor numero di ostacoli possibili. Ultimo, ma senz'altro non meno significativo degli aspetti che suscitano l'interesse per il lavoro di Miozzi, è il suo particolare affetto per Venezia. Si potrebbe dire che lo scopo ultimo di tutta la sua attività sia quella di garantire alla città un futuro di città, un futuro rispettoso della storia perché possa contemporaneamente offrire le condizioni di vita e lavoro di una città moderna. Alcuni dei suoi progetti potrebbero apparire in contraddizione con questa affermazione
perché è proprio azzardato, invasivi, delimitando l'equilibrio della città e della sua laguna. Ma anche questi, come per esempio i progetti da translagunare che abbiamo già visto, o quelli anche dell'autostrada Venezia-Monaco, sono comunque sempre, hanno sempre una visione del futuro, della vivibilità e della sopravvivenza della città. In un periodo in cui il turismo non veniva ancora considerato come possibile risorsa unica della città, la necessità di garantire le condizioni per un'attività lavorativa e industriale veniva considerato come condizione necessaria per la sopravvivenza stessa della città. Così la Translagunare doveva permettere il collegamento veloce con l'automobile con tutto il circondario, con l'isola di Tronchetto doveva essere creata superfici per l'inserimento produttivo e con l'autostrada Monaco-Venezia doveva venire rafforzato il ruolo di città portuale. Il timore che questi progetti potessero incidere in maniera troppo forte sulle caratteristiche storiche della città era ben chiara ed era ben consapevole Miozzi, tanto da vedere la necessità di prevenire le critiche, affermando in occasione della presentazione del progetto di massima del risanamento di Venezia, dove dice: il nostro compito è soprattutto non alterare Venezia. Noi non dobbiamo creare una Venezia a nostro piacimento, Venezia è quella che è e dobbiamo consegnarla ai nostri successori, migliorata ma non trasformata. Significativo appunto del suo modo di intendere era anche la prefazione e la pubblicazione sul Ponte degli Scalzi, dove si schernisce delle critiche e dei dubbi a parsi diverse riviste, e conclude: purtroppo per chi fa, la fatica maggiore non consiste nel fare, ma dover sopportare le chiacchiere di chi non fa.